Oila, sono Marco, più conosciuto col nickname, con il mio nome, e siamo qui a fare un'analisi del primo lunedì dei mercati. Allora, vediamo il nostro caro Bitcoin. Allora, vediamo un attimo perché qui la situazione inizia a essere un po' complicata. Noi avevamo già pensato che poteva essere, ad esempio, in questa zona qui. Mettiamo magari il grafico orario. Ecco, che in questa zona qui forse si sarebbe chiuso un settimanale inverso. Il problema è che non è così, a quanto pare molto probabilmente non è così, perché comunque sì, siamo stati sotto questo top per un po', però in effetti era anche un po' sporco, cioè guardate, era un double top, non sembrava tanto, sai, il classico top la stile climax e poi giù. I tempi c'erano, perché se andiamo a vedere comunque le tempistiche erano giuste. Se vediamo un po' la tempistica, cioè dovremmo teoricamente arrivare fino a massimo 11 giorni, una media di 7, 8, 9 giorni, ecco, ed è 8 giorni, poteva essere questo. Poi si chiudeva, no? In questo modo facevi il tuo settimanalino inverso, dici si chiude qua, boom, si riparte con un nuovo settimanale. Ed era ottimo, perché qui poi abbiamo, diciamo, teoricamente vincolato al rialzo tutto il nuovo settimanale, e eravamo pronti ad andare to the moon. La realtà è che molto probabilmente non, allora non è così, perché comunque questo ha proprio l'idea del classico top settimanale e giù. In teoria, se andiamo a vedere le tempistiche, siamo leggermente. Allora, bisogna pensare tempistiche, non tempistiche, cioè sono circa, non è che si può fare con l'orario, capito? Il 30 secondi, 20 secondi, perché qui siamo circa sugli 11 giorni e 3 ore, 11 giorni e 4 ore, cioè più di 11 giorni. Però il punto qual è? Il punto è solito, siamo stramega correlati ai mercati, e il fine settimana noi facciamo delle cose che poi valgono quel che valgono. Infatti, se andiamo a prendere il CME, che ovviamente sarà un po' pasticciato, avete pazienza. Se andiamo a prendere il CME, sembra che quasi tutto torni, in effetti, perché vedete, vabbè, qui ci sono tutte le mie nomenclature del giorno, non giorno. Vedete, se invece di qui è orario, no? Se invece di, ovviamente sono sempre 11 giorni e 3 ore, ma con i mercati chiusi, 163, questo è un grafico orario, 164, 163 diviso 24, sono 7 giorni circa, insomma, a spanne, ecco. Quindi i tempi sono giusti, ecco. Infatti io quando non ho dubbi ormai, vado a vedere qui, vado a vedere dove c'è il CME e basta. E guardando la struttura, se vedete il CME, guardate com'è identico agli indici, no? Abbiamo avuto un crollo, che vabbè, Bitcoin, siccome questo è pasticciato, comunque ritorniamo, vabbè, crollo, ripresa, ma non abbiamo ancora superato questi massimi qua. E sinché non superiamo questa zona qua, siamo sempre in pericolo, siamo sempre in pericolo. Ovviamente, se invece prendiamo il grafico normale, e qui è eliminata praticamente tutto il fine settimana, se funziona. Ecco, qui vedete, qui c'è tutto un fine settimana di qualcosa che alla fine non conta più, non conta mai una mazza. Perché se poi andiamo a vedere anche gli indici, che ormai stanno per chiudere, fra poco chiudono, però si possono vedere, soprattutto gli indici, guardiamo i futures, vedete che la struttura è simile. Cioè siamo andati tanto giù anche sul Nasdaq. Poi c'è stata una ripresa, ma non abbiamo superato questi massimi qua. Se non superiamo questi massimi qua, non è un vero cambio trend. Bisogna che adesso si cerchi di, non so, lateralizzare un po' e finalmente superare. Se non si supera questa zona qua, non cambia niente. Questa potrebbe essere benissimo un'altra bear flag, e si va giù, ancora giù. Bisogna vedere. E vediamo lo Standard & Poor's. Ecco, poi comunque dicono che qualcuno dice che non siamo correlati, no? Qualcuno dice, ma no, non siamo correlati agli indici, i grafici sono identici. Noi siamo andati solo un po' più giù perché abbiamo anche avuto quella questione di Luna. Che poi quella questione di Luna, cioè, bisogna anche vedere un attimo, cioè, perché qui
vabbè, ci siamo e quindi dirò un po' la mia. Cioè, noi siamo qui per cosa, ad esempio, col mercato? Per Bitcoin, no? Per creare una nuova economia legata a Bitcoin, o sbaglio? Cioè, un nuovo mondo decentralizzato, una nuova moneta, una nuova realtà. E ancora andiamo dietro alla rendittina della stablecoin. La stablecoin, che cosa sono le stablecoin? Sono dollari, no? Cioè, anche se non fossero stable, chiamali come vuoi, sono dollari. Cosa ci facciamo con i dollari come investimento a lungo termine? Cioè, è una cosa senza senso. Cioè, se noi andiamo a prendere il classico grafico che ogni tanto tiro fuori, ecco, l'hai già preparato qua, Standard & Poor's Gold, no? Cioè, fa capire dove cavolo è finito. Dovrebbe essere qua sotto. Eccolo qua. Viene andato con si è aggiunto il grafico. Tutto un pasticcio. Ecco, questo è il grafico Standard & Poor's Gold. Aspetta che avevo fatto un pasticcetto. Non è il mio computer questo, perché il mio computer deve ancora arrivare e quindi mi trovo un po' impacciato. Prendiamo un po' di roba. Ecco, si era aggiunto qui e dava problemi. Ok, questo è il grafico Standard & Poor's Gold, no? Se noi andiamo a vedere soprattutto nel mega lungo termine, cioè, non è che stiamo facendo niente di che. Proviamo a vedere se riusciamo a mettere un mega lungo termine. Se ce la facciamo. Connessione che va un po' così. Ecco, questo è mega a lungo termine. Allora, questo è il grafico mega a lungo termine dello Standard & Poor's. Con base denominatore gold, non il dollaro solito, il gold. Cioè, quindi quanto veramente vale l'indice più importante al mondo, quindi tutta l'economia più importante al mondo, quindi le 500 aziende alla fine più importanti al mondo, diciamo, vabbè, quanto vale, no, oggi in proporzione a 50 anni fa? Siamo sotto, tanto sotto. Questo era il mitico 1971, no? Questo era il mitico 1971, agosto 1971, no, mitico anno in cui il 15 agosto, nel caldo torrido, no, arrivava Nixon e diceva: ma sì, dai, sapete cosa vi dico? Sarà una roba temporanea, ma da oggi non avevo più voglia di farvi convertire i dollari in oro. Da oggi i dollari decidiamo noi quanto valgono, facciamo con le nostre manovrette con la banca centrale, facciamo tutto a caso e voi vi dovete fidare, ma è una roba temporanea, che è durata dal 1981 a oggi, questa cosa temporanea, no? Ed ecco la realtà di quello che vale praticamente la rendita, no? Dire io cosa faccio come investimento? Investo nel dollaro perché mi danno una rendita, no? Questo è lo Standard & Poor's paragonato all'oro. Quindi dal 1971 a oggi siamo sotto. Questa era una vera bolla, no? Bolla delle dot-com, che poi è crashata. Siamo sotto. Cioè, se prendevi 5 monetine d'oro, no, nel 1971, non lavoravi, non investivi, non facevi una mazza, facevi meglio delle 500 aziende più forti del mondo in 50 anni. Cioè, vi rendete conto? No, perché se noi invece adesso cosa facciamo? Adesso invece prendiamo il classicissimo grafico, no? Che cosa invece ha fatto lo Standard & Poor's? Guardiamolo in proporzione ad ora. Qui praticamente siamo sotto. Siamo sotto. Ecco, questo è tutto, no? Lo storico. Allora, dove eravamo nel 1971? Boh, e dove siamo? Non lo so. Questo è il top, questo è di primi di gennaio, 4800. Dove siamo nel 1971? Siamo qua. No, questo è il 2000. Ecco, 1971 è qui, per farvi capire. Ma questo è quindi, siamo in bolla con gli indici, l'economia è andata bene, tutte queste manovre sono state fighissime perché ci hanno portato un'economia fantastica per tutti questi 50 anni.
È veramente così? Cioè, abbiamo fatto veramente tutta questa performance di valore reale? Oppure è semplicemente il dollaro che ha fatto schifo per 50 anni? Punto di domanda. Beh, la risposta mi sembra semplice. Uno dice, invece che prendere il dollaro, riprendiamo il nostro grafico Standard & Poor's con denominatore oro, no? E l'abbiamo già visto. E abbiamo già visto che in realtà questo è il grafico dello Standard & Poor's. Ma ha fatto una mazza, completamente una mazza. Adesso si carica magari un po' di più. Comunque non ha fatto assolutamente niente. Se prendiamo anche la storia recente, qui eravamo nel 2004 e qui siamo oggi. Siamo sotto. Siamo sotto. No. Questo è 2004, questo è 2007. Siamo sotto. Sotto tantissimi anni in cui invece che l'economia, invece che esplodere. Bolla, to the moon, la banca centrale ha fatto la manovra più bella del mondo, adesso di nuovo le borse vanno su, di nuovo guadagneremo tanti soldi. Ok, prendevo un po' di oro e facevo meglio, no? Questo per far capire anche cosa? L'assurdità in cui eravamo caduti ultimamente nel nostro anche mondo, mondo cripto. Cos'è che era diventato il mondo cripto? Cioè, tu andavi in giro per i video, andavi in giro per i forum, andavi in giro, aprivi Facebook e la prerogativa principale delle persone era dove metto a rendita la mia stablecoin con la renditina del cavolo della mutua. Ma vi rendete conto? Allora, primo, stai investendo sul dollaro. Cosa ha fatto il dollaro da 50 anni a questa parte? Schifo. Schifo ha fatto, no? Si vede bene dai grafici. Non è un investimento, è una schifezza totale, no? Quindi, primo, stai investendo sullo schifo, su dei pezzi di carta inflazionati sempre di più. Ma sono stabili. Non è vero neanche che sono stabili, perché non sono veri dollari, sono paper dollari. Sono dei paper dollari. Sono finti, sono token, gettoni del casinò. Finché il casinò esiste e dice questo gettone ti vale 10 dollari, vale 10 dollari, il casinò fallisce, il gettone dove lo butti? Lo butti negli autoscontri, non lo so, lo getti che non sono neanche dollari veri, capite? E la gente cosa faceva? Che per fortuna dopo lo scandalo di Luna, io spero sia finita questa assurdità, finita per sempre, no, si creavano queste stablecoin algoritmiche. E qual era lo scopo di queste stablecoin algoritmiche? Che dietro avevano un bel progetto, una bella proof of stake decentralizzata in cui c'erano i nodi, in cui c'è l'algoritmo che fa l'arbitraggio. Ma a cosa serviva sta roba se non per dare la renditina del cavolo, no? Allora io arrivo nel mondo cripto, la prima cosa che faccio è, non dico, beh, magari Bitcoin è il futuro, magari cambiamo l'economia, magari cambiamo il mondo, cambiamo la centralizzazione, no. Torno nel dollaro. Assurdo, assurdo. Primo, non è, secondo, non è neanche il dollaro. È un cavolo di stablecoin finta. Sono paper dollari. Quindi la gente cosa diceva? Io ho la stable che mi rimane stabile nel valore, boh, cioè non sono veri dollari, sono dei token che poi allora se parliamo di USDT, USDC hanno anche un senso, ma hanno anche un rischio anche loro, però il senso della loro esistenza è uno: esistono per il semplice fatto che servono, che aiutano, sono un mezzo, non un fine, servono per scambiare nel mondo, nel mondo cripto in maniera più semplice. Non nascono con l'intento puro di creare un sistema perché ti deve dare la renditina finta con l'algoritmo e creo tutta questa sorta di mini banca centrale della Repubblica delle Banane nel mondo cripto. Perché qual è l'unico scopo di queste stablecoin? Era di dare la rendita, così arrivava la gente che aveva la renditina e poi facevi tutti quei magheggi su tutte le piattaforme, ma era tutto un sistema dollaro-centrico, stablecoin-centrico, anzi paper dollaro-centrico. Era assurdo! E io continuavo a dirlo, quando facevo i video, se vedete i video in passato, dico, io non investirò mai a lungo termine in dollari, primo. Oltretutto, cioè, ti vai, allora, tu credevi in Luna, facciamo finta, allora, io non è che avevo approfondito molto Luna, perché io non avevo più niente su Luna, no, di sicuro non ho gli UST lasciati lì per una renditina del cavolo, no? Però io non avevo, ho avuto dei Luna, ho avuto,
Quando è cambiato il mercato, li ho venduti. Perché è così che sono le altcoin. Le altcoin sono così, cioè ci vuole un sacco di tempo affinché abbiano la rispettabilità di Bitcoin. Forse, dico, forse Ethereum l'ha ottenuta. Forse, piccola parentesi su Ethereum, mi preoccupa la situazione del merger, del proof of stake. E l'ho detto anche in passato. Tutti sono in FOMO perché il merge, bla bla bla, proof of stake, figata, green, eccetera. Abbiamo visto come funziona il proof of stake. Il proof of stake non è decentralizzazione, è un'oligarchia di pochi nodi che controllano la rete. E cioè, provate a immaginarvi, no? Se all'epoca in cui è nato Bitcoin, ai tempi, no? Che Satoshi Nakamoto inventava Bitcoin dicendo Bitcoin è proof of stake. Cioè, allora, tu devi avere i bitcoin, così hai più bitcoin, così validi coi bitcoin, guadagni bitcoin. L'avrebbero bollato per il Ponzi dei Ponzi dei Ponzi. Ed era così. Sta cosa del proof of stake è uscita fuori di testa. Cioè, per ora, per magari certi motivi che possono essere, non so, una chain super veloce, perché devi farci girare dentro i giochini, magari può avere anche senso. Ma non è decentralizzazione questa. Non è il mondo che volevamo creare questo, non lo è per niente, non è quello che stavamo cercando. La moneta del nostro mondo, che poi tra l'altro lo era nel 2017-2018, un po' anche Ethereum, un po' Bitcoin, lo era quella la filosofia. Tu entravi nel mercato cripto, non c'erano tutte queste stablecoin della mutua, c'era Bitcoin, Ethereum, andavi a cambiare nell'exchange in coppia Bitcoin, cioè alt Bitcoin, alt Ethereum. Non tutte queste stablecoin che non hanno nessun valore, che sono create apposta per creare degli ecosistemi, apposta per far girare, girare, girare tutti nella ruota del criceto alla ricerca di quattro renditine del cavolo, che oltretutto hai un'inflazione a bomba e investi sul dollaro e magari è una renditina che ti dà un 4%. Ma allora scusa, se io credo nel progetto, no? Io, mettiamo così, credevo in Luna, no? Non vado a prendere USD, lo metto in renditina, scusate. Allora dico, credo nel progetto, credo che Luna vada su perché il progetto è figo, allora mi prendo tutti i rischi dell'investire nel token, no? Quindi io prendo il rischio del progetto, però lo sfrutto al massimo sul token del progetto, no? Che dico, magari sale perché il progetto va bene. Invece, andando sulle renditine del cavolo, no? Anche sulle CeFi, ma anche su SDT, su SDC, sono renditine del cavolo. Se la piattaforma fa qualche casino, puff, no? Cioè, invece delle renditine del cavolo, allora io prendevo il massimo rischio, che l'hanno preso tutti quelli che avevano investito, il massimo rischio, col minimo rendimento. Il rendimento di non so, il 19% di Anchor, che poi lo storni anche col rendimento che ti brucia dall'inflazione del dollaro stesso e del rischio enorme dei paper dollari. Che sono papper, donne, non erano dollari, era roba finta. Vabbè. Quindi, alla fine, dopo tutto questo casino, probabilmente la gente ha imparato. E io, appunto, faccio questo video perché avevo voglia di dirlo. Speriamo che la gente abbia imparato. Ci viene qua dentro per Bitcoin, la moneta del futuro, la moneta, la store of value, quello che esiste affinché esista questo mondo e per cambiare il mondo. È rimanere su Bitcoin e basta. La DeFi non è tutta sbagliata, può esistere come quella che c'è su Ethereum, ad esempio, in cui ci sono delle piattaforme che fanno borrowing, lending, oppure degli exchange che scambiano in maniera decentralizzata, ma non che si inventano di fare le banche centrali senza collaterali, con algoritmi fantastici e poi c'è, vai a vedere, sì, ma la chain è proof of stake, ci sono i nodi, è decentralizzato, non era decentralizzato per niente, perché si è visto a posteriori com'era la situazione. Appena le cose sono andate male, c'erano dei bitcoin comprati a mano che non si sa dove sono andati, la yield reserve di Anchor la rimpinguavano a mano e non si sa dove siano finiti, cioè come li rimpinguavano, dove arrivavano questi soldi, non si capiva neanche bene quello. Appena è stato il patatrac, spegni la rete, riaccendi la rete, ricollega i nodi. Cioè, che cazzo è? Cioè, allora è peggio di una rete super centralizzata. Cioè, allora mi fido 1.000 volte di più di Binance. So che è un mondo centralizzato, so che c'è CZ dietro, accende e spegne. Però mi fido di più, scusa. Cioè, che cos'è questa roba? È uno schifo. Oddio, ho copiato le battute di un altro che non è che sia proprio il mio.
il mio vate, però bisogna dire la verità, cioè anche i top youtuber erano partiti bene, mi ricordo che li seguivo all'inizio della bull run e tutti sappiamo chi se siamo in questo mondo. Giustamente, ogni volta che trattava un altcoin faceva l'analisi con Bitcoin, giusto, perfetto, è quello che farei anch'io. Vediamo se questa altcoin ha senso e lo guardi col grafico con Bitcoin. Ultimamente era diventata un delirio tutto questo stablecoin, tutte queste stablecoin che giravano a rendita come se fosse, non so, il Santo Graal. Cioè, ma siamo qui per le stablecoin o per Bitcoin? Siamo qui per cambiare il mondo, per toglierci di mezzo lo schifo della finanza centralizzata, dei banchieri centrali, dei manipolatori di professione e veniamo nel mondo cripto. E prendiamo le stablecoin finte. Cioè, non lo so, non lo so, non lo so. Per fortuna forse è finita. La gente si sveglia e invece di andare a cercare i Magic Internet Money, delle renditine del cavolo, magari dice, boh, voglio investire in questo mondo. C'è il re Bitcoin, basta. Poi da Bitcoin si crea il resto, si crea un ecosistema, si può collateralizzare Bitcoin. Prendi magari la stablecoin, quella veramente pregata, ma perché è un mezzo, non un fine. Prendi il prestito in stablecoin perché è un mezzo, quel mezzo per cui con quella liquidità magari prendi, investi in qualcos'altro, fai qualcos'altro, non perché la prendi, la metti alla renditina del cavolo e stai così, cioè era follia. Vabbè, questo video è uno di quelli in cui sono più agitato di tutti, quindi dovete scusarmi. Vabbè, comunque, al di là di tutto, finiamo con una pseudo-analisi tecnica che è stato tutto meno che analisi tecnica questo video, dicendo che qui, guardate, adesso stiamo anche riprovando a testare i 30, quindi allora non tutto è perduto. Allora, qual è l'unica, secondo me, visione per cui possiamo veramente riprenderci anche nel medio-lungo? Diciamo riprenderci, non pensiamo a to the moon adesso, per carità, che non è proprio il caso. Allora, secondo me l'unica possibilità è, vabbè, adesso che i mercati azionari facciano un rimbalzo, no? Ci sia magari un rimbalzo, perché comunque anche se non è, ma c'è ancora tutta fade, negatività, eccetera, sì, vabbè, però hanno esagerato, cioè sono scesi troppo, anche quando c'è tanta negatività, quando si scende troppo, prima o poi, cioè, si rimbalza, cioè chiude anche qua magari il mensile del Nasdaq, c'è un po' di continuazione, vediamo se questo computer, questa connessione mi fanno in modo di aprire un grafico in velocità decente, se no continuo a infare un'invettiva contro le stablecoin infinita. Allora, magari adesso abbiamo un po' di continuazione, un bel rimbalzo e poi arriviamo qui. Secondo me questa è la zona, ad esempio, spartiacque. Qui che cosa faremo? Perché se arriviamo in questa zona qua e poi si vede che non va, boom, ritorniamo giù. Cos'è che ci potrebbe non far ritornare giù? Allora, questo potrebbe essere tutto un mese. Dobbiamo aspettare, secondo me, la cosa cruciale per avere un cambio trend nel medio periodo sono i dati dell'inflazione che arriveranno il mese prossimo relativi a maggio. Allora, questo mese, cioè i dati inizio mese sono stati bruttini, ma non pessimi, perché comunque avevamo l'8,5% di inflazione il mese scorso, qui ci aspettavamo un 8, però è stato un 8,3. Comunque finalmente c'è stato un minimo di, diciamo, finalmente un dato inferiore a quello dei mesi precedenti, perché comunque ricordiamoci che era relativo al mese precedente, cioè comunque erano dati di questa zona qua, no? Di aprile, in cui i mercati andavano comunque bene, perché comunque anche i mercati stessi sono un indice di inflazione, no? Cioè, se i mercati sono comunque abbastanza alti, sono comunque vuol dire che c'è ancora inflazione. Mentre se arriviamo con i dati a giugno, di maggio, cioè questo è maggio, cioè uno schifo, no? Uno schifo, però anche vediamo anche le materie prime, basta appunto prendere l'oro. L'oro, come mai l'oro non sale, che va tutto giù? È semplice, il dollaro è troppo forte, è fintamente troppo forte, ce lo stanno pompando a manetta. Il denominatore è forte, vedi? Questo è maggio, da qui in poi è maggio, e vedete come l'oro, che appunto è anche questo l'indice di inflazione, no? L'oro è sceso a manetta, quindi è molto probabile che a giugno i dati di maggio potrebbero essere favorevoli per l'inflazione, magari anche molto favorevoli. A quel punto finalmente potrebbero esserci dei risvolti positivi.
Poi ci sarà molto probabilmente anche un'inversione sul dollaro, l'indice del dollaro, perché abbiamo raggiunto dei massimi. Se l'inflazione, ripeto, se l'inflazione, i dati dell'inflazione saranno positivi, dov'è che ho il DX? Eccolo qui, perché comunque abbiamo raggiunto veramente dei livelli top e già sta iniziando a scaricare, però bisogna stare comunque allerta, perché comunque anche alle big tech non è che piace il dollaro così alto, cioè loro fanno affari all'estero e allora, come al solito. Quando ci sono le crisi, cos'è che fanno? Prima pensano a casa loro, no? Quindi, oh, c'è la crisi, abbiamo fatto qualche disastro, prima ci mettiamo a posto, no? C'è l'inflazione alta per dire, pompiamo la forza del dollaro, così tutte le robe che andiamo a comprare all'estero, no, l'oro, il petrolio, eccetera, le commodities le teniamo giù, perché il denominatore dollaro è forte, quindi le teniamo giù. Perché se no, ad esempio, male il petrolio sarebbe schizzato a 200 dollari, e lo teniamo giù. Quindi usiamo le colonie. Quali sono le colonie? L'Europa. L'Europa è una colonia, no? Usiamo la colonia. L'Europa non ha alzato ancora i tassi, no? La banca centrale. Sì, no, perché dovete tenere l'euro debole, perché noi abbiamo il dollaro forte, vi compriamo le roba, eccetera, eccetera. Facciamo anche i profitti, c'è anche una guerra che li aiutano, c'è la guerra qui, loro esportano il gas da noi, ci usano, loro girano la loro economia, ci vendono le loro armi a prezzi, appunto, con lo spread del dollaro-euro. A come vogliono loro, noi come pirla li compriamo, dopo averle comprate li mandiamo in Ucraina, quindi tutto alle nostre spalle. Però poi c'è un limite di rottura, non può andare all'infinito, anche perché comunque le big tech fanno dei profitti all'estero, se all'estero il dollaro è troppo forte non gli piace, non gli va bene, no? Quindi quasi sicuramente se, però dico se, solo se, sistemeranno a casa loro, le robe a casa loro, allora sì che potremo avere. E finalmente un'inversione anche sull'euro che è stressatissimo. No, andiamo euro-dollaro che già abbiamo per i primi segnali, però deve esserci una motivazione vera, non una reazione. Quella che stiamo avendo adesso è una sorta di piccolissima reazione. Vediamo se si carica, quella che sia proprio microscopica, cioè deve esserci proprio un'inversione, non una reazione. Ho fatto anche un piccolo trade qua vedete. Ho visto che c'è stato un break qua di un bottom e volevo andare a target qua. Vediamo, però questa è per ora una piccolissima reazione, anche arrivare qui rimane sempre una reazione, non un'inversione. Inversione appunto, magari superiamo anche questo target, no? Quindi se e solo se succede un'inflazione migliore, eccetera, può esserci un'inversione. Può esserci un'inversione, può esserci anche un incredibile un attimo di fine del quantitative tightening, magari un piccolo quantitative easing, perché poi ci sono anche le elezioni, eccetera. Cambia tutto a quel punto, cambia tutto. Se succede questo, cambia tutto, quindi potremo probabilmente avere in quel caso, anche per Bitcoin, quindi anche per noi, una situazione del genere. E comunque stiamo salendo sopra i 30K, molto bene. Se si carica, il video sta diventando lunghissimo perché ho dovuto dire la mia su quella situazione, quindi potremmo avere ad esempio una situazione del genere, no? Continuazione, magari 40K sono un po' troppi, magari continuazione fin qua, no? Quindi arriviamo così proprio e arriviamo ai primi di giugno in cui bisogna sapere il dato dell'inflazione di maggio. Se il dato dell'inflazione di maggio, boom, dai. To the moon, vabbè, facciamo una bella continuazione assieme ai mercati. Se qui il dato è insipido, vroom, e bisogna vedere, magari facciamo anche un doppio minimo e poi si vedrà il dato ancora successivo. No? Vabbè, ho dovuto anche fare un po' di invettiva, mi sono anche un po' arrabbiato, però andavano dette certe cose, secondo me. Perché troppi nuovi sono arrivati, troppe stable, troppi anche, ok, molto preparati altri YouTuber, però non mi è piaciuta proprio l'andazzo che stava andando avanti in questi mesi, con tutte queste stable, con tutte queste stable con algoritmiche. Poi non lasciamo perdere i cani, le scimmie, gli NFT spaziali, però hanno quasi più senso quelli, cioè nel senso, vabbè, piglio Shiba Inu, vabbè, ma la mentalità stablecoin centrica era un cancro per il settore. Speriamo che ce la siamo tolta di dosso, dai. E che si ritorni a pensare che di re ce n'è uno solo, il resto è fuffa, e il resto sono paper dollari, o se non sono paper dollari, sono dollari, è sempre spazzatura, va bene? Questo video è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao!